terribile. Mi piaci. A voi chi vi ha insegnato a fare i massaggi, ragazzi? Sono calciatore. No, lui è calciatore. Calciatore. Sono calciatori. Perché sei calciatore pure tu, calci? Ho giocato, sì. Hai giocato. E hai smesso? Perché? Perché abbiamo visto che non era per noi. Abbiamo visto che eravamo scarsi proprio. Ma non è vero. Sì, è un digest doppio. Bisognerebbe fare, però sarebbe carino, siccome fanno le partite del cuore. Qua c'è tre donne, tre massaggiatori. Io non mi lamento, Zenga. Scusa Andrea, siccome fanno sempre la partita del cuore, dove ci sono i cantanti che giocano contro. No, dovete fare la partita del cuore dei figli dei calciatori. Allora sarebbe un bel richiamo. Però non so se tutti i calciatori hanno figli maschi grandi, e se sanno giocare soprattutto. I cantanti sanno giocare, i cantanti non sanno giocare, i cantanti, gli attori non sanno giocare, ma hanno, giocano, insomma. Si dire. Secondo me. Chissà perché non ci hanno mai pensato. Ma secondo me non ci sono troppi figli. Beh, ci sono quelli che giocano, che giocano. Beh, non hanno figli. Che giocano, non è arrivato lui, gli ha fatto mani e braccia. Ragazzi, non so. Domani sera a me, Sti privilegi. Ieri hai esaudito un desiderio ed è stato accolto. Non me lo ricordavo. Com'è andato il passaggio? Le è piaciuto. Ti è piaciuto? È piaciuto? È piaciuto a Maria Teresa, tra. Anche alla Steffi piacerebbe. Sì, ma gli hanno fatto un massaggio di un'ora. L'abbiamo proposto, ma però Zenga, Steffi, Zenga è bravo. Quindi ti sei perso. Sì, ma lei non gli interessa. Sì, ma mentre mo si addormenta. Non ti piace il massaggio? Sì, ma meraviglioso. Che c'hai, stavi? Vedete la faccia un po' sbattuta? No, ma no, si è appena svegliata. Ah, stavi dormendo. Sto facendo amore, si è appena svegliata. Sei sempre la campionessa. Stai facendo il gioco, nascondi l'entusiasmo. Gliel'hai comunicato? Non te l'abbiamo detto, Alda? È un gioco che ogni tanto facciamo. Io dicevo di nascondere l'entusiasmo che certo. Abbiamo. Quindi siamo seri. Grazie. Ma io dicevo. In buca c'è posta per noi? No, tu? Ora vado, glielo comunico. No, vengo pure io. Andiamo. No, ma c'è Maria Teresa. Ah, perché non vi hanno chiamato? No. Ma veramente? Vado lì, faccio. Grazie, molto bene. Ma non chiamato una cosa? La radio. Ah, è vero. Allora io ho mangiato 20 noci e 5 mandarini.